Quest'anno la quinta edizione del Biofoto Festival è andata molto bene, abbiamo avuto un buon afflusso di pubblico, le serate insomma, sono state ben riempite dalla gente e hanno apprezzato molto bene le proiezioni che sono state presentate. Sul palco si sono succedute delle conferenze ben apprezzate dal pubblico, la prima con il fotografo pistoiese Luca Bracali, Pianeta Terra, un mondo da salvare, e la seconda serata ci sono state delle multivisioni e un fotografo che Marco Andreini che ha presentato il suo lavoro sotto il cielo d'Abruzzo e un progetto live preparato con il WWF su tre specie da salvare di rapaci in Sicilia. Abbiamo avuto altre conferenze con un altro fotografo di Roma, Bruno D'Amicis, che ci ha presentato le foreste, le faggete vetuste degli Appennini che sono diventate patrimonio dell'UNESCO. Una conferenza molto interessante perché sono dei luoghi non accessibili a tutti. Molto interessante anche la conferenza con Alberto Bregani sui bianco e nero e diciamo ha dato veramente molti spunti per poter diciamo organizzare e preparare anche un progetto fotografico. Questo periodo soprattutto sentiamo molto parlare di fotografia naturalistica, però ci accorgiamo che invece abbiamo tanti fotografi di natura e pochi fotografi naturalisti e c'è un'enorme differenza. La conoscenza è fondamentale per poter fare la fotografia naturalistica, quindi prima essere conoscitori dei soggetti, dei luoghi, dell'ambiente che andiamo a visitare è fondamentale. Non solo con questo festival ma anche con altre iniziative state fatte in precedenza, anche con altre associazioni, si sta cercando di portare avanti questo nuovo approccio alla fotografia. Però crediamo che questo festival, permettendo l'incontro tra le persone, quindi lo scambio di idee, lo scambio di opinioni, la condivisione di una passione, faccia sì che cresca questo spirito un po' differente di fare fotografie e quindi fare cultura nella fotografia. Il prossimo anno c'è una novità per quanto riguarda il Biofoto Contest, abbiamo deciso di aprire diciamo, la possibilità, di dare la possibilità a un maggior numero di fotografi di partecipare con tutti i biomi presenti, quindi invece che un solo bioma per anno, inseriti tutti nello stesso anno, divisi per categorie, quindi il bioma delle foreste ci sarà all'interno, la categoria degli uccelli, dei mammiferi, dei paesaggi, eccetera. Questo per dare risposta anche a tante persone che si sentivano escluse nel non poter partecipare.